Dopo la riqualificazione dei giardini e l'avvio dei lavori di sistemazione del manto stradale, proseguono gli interventi di valorizzazione dell'area a ridosso di Piazza Carlo III. Questa mattina un sopralluogo con l'assessore alle pari opportunità e riqualificazione urbana Daniela Villani fa seguito al tavolo di confronto che ha coinvolto il Comitato Carlo III ed i consiglieri della terza e quarta municipalità. L'idea è recuperare con il contributo di alcuni punti vendita della zona il campo da basket e le aree verdi in via Gussone. Questa è una pari opportunità di territorio, perché finalmente in un territorio dove i ragazzi hanno poche possibilità, noi restituiamo un'opportunità, l'opportunità di avere uno spazio curato dove poter fare ricreazione, ovviamente sportiva, che insegna anche le regole, il rispetto del territorio e del bene comune. E grazie alla partecipazione dei cittadini, quindi del Comitato Carlo III, grazie alla partecipazione di Decathlon, che è praticamente quell'imprenditoria sana che si fa parte attiva per rigenerare come arte urbana e aiuta la città a migliorare porzioni di territorio, e la COP che con la sua sensibilità metterà animazioni per i ragazzi in difficoltà. Noi vogliamo che parta un torneo tra la terza e la quarta municipalità con 10 scuole, dove Decathlon ci darà la conferma che omaggerà coppe, kit di abbigliamento per questi ragazzi che non si possono permettere, e ci organizzeremo in modo tale che ci sia anche qui una speranza. Le società che si sono impegnate nella riqualificazione di quell'area metteranno a disposizione porte e canestri per il campetto, oltre ad attrezzature e divise per consentire tornei di basket tra le scuole. Con il coinvolgimento della cittadinanza, l'amministrazione comunale valuta anche la possibilità di realizzare in via Gussone un orto sensoriale negli spazi verdi ripuliti. Una grande rivoluzione dal basso, e solo con i cittadini, con la partecipazione dell'imprenditoria, degli esercenti, ma soprattutto dei cittadini, ripeto, sarà possibile riprenderci veramente la legalità e dare le pari opportunità in tutti i territori.